Il nuovo comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, il maggiore Enrico Calandro, in queste ore sta facendo tappa anche nei vari comuni che sono sotto la sua giurisdizione, tappa al comune di Corbara per un primo confronto anche con il sindaco Pietro Pentangelo. Vediamo com'è andata. È anche mio dovere approfondire la conoscenza comunque delle istituzioni presenti sul territorio, visto che ci troviamo a collaborare quotidianamente per raggiungere l'obiettivo della sicurezza dei cittadini, che è l'obiettivo che penso abbiamo in comune tutti quanti. Abbiamo notato tra l'altro proprio in questi giorni, fin dal suo arrivo, una maggiore presenza di uomini sul territorio con posti di controllo. Ma la presenza sul territorio è la caratteristica dell'arma, e questo è segno della vicinanza dell'arma alla gente, e su questo, nel segno della presenza sul territorio, cercheremo di operare anche nel futuro. Sindaco, sintonia e collaborazione con i militari dell'arma, oggi insomma la visita ufficiale del nuovo comandante del reparto territoriale insieme al comandante della tenenza qui nel suo comune. Sì, completa sintonia, non poteva essere diversamente. La presenza e l'azione dell'arma sul nostro territorio sono una condicio sine qua non per una convivenza civile nelle nostre comunità e per una tutela e difesa della legalità a cui noi non sentiamo di fare eccezioni. La concordia è un'azione programmata con l'attività dei carabinieri e dell'arma, è una di quelle cose che crea quotidianamente un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, a cui un sindaco deve dare il contributo nel modo migliore in cui che può fare. Diciamo.